Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75 e con Jay in controllo. Volevo farvi una ricettina di cannavacciuolo che ho visto e mi piaceva. Ve l'avevo detto quando ho fatto lo svuota la spesa, se riesco ve faccio il video. Allora, io qua ho già preparato le cose che mi servono, eh. Adesso vi giro, vi abbasso così vedete cosa serve per iniziare, eh. Allora, abbassiamo. Allora, pentolino, acqua che bolle, bolle, acqua fredda, ciotolina con acqua fredda, due zucchine io ho preso e gli ho tirato via la pellicina, il verde, vabbè, lavate e poi tolto il verde, affettato le zucchine, pancetta e poi gli spaghetti. Allora, lui signor Cannavacciuolo, però calcolate che io sono una cannavacciuolina, perché sono anche più piccolina, ci provo e vediamo se al matti piace. Allora, praticamente adesso io devo prendere queste nell'acqua che bolle, acqua senza sale, solo acqua che bolle, prenderle, metterle dentro un attimino, dice lui, proprio un attimino. Pochi minutini per farle sbollentare. Abbiamo già fatto danni, penso che anche il cannavacciuolo li fa. Calcoliamo 2 minuti, va? Facciamo 2 minutini e vediamo come vengono. Poi le vado a immergere nell'acqua fredda per non fargli perdere il loro colore, ha detto il signor Cannavacciuolo. Perché con queste poi farò una specie di pesto, ma c'è così semplicissimo, almeno come ho visto fare da lui. Gli metto un pochettino d'olio, un zucchinin di sale e lo passo nel robottino, poi vi faccio vedere. E io direi che l'opera è fatta. Mettiamo qua nell'acqua fredda e la lasciamo qua da parte. Ecco qua, e la lasciamo lì. Così non perdono il loro verdino, dice il cannavacciuolo. Poi col pentolino iniziamo a fare andare le zucchine. Prendo un filo d'olio, ma proprio un filo, ragazzi, sapete che io non è che uso tanto olio, né olio, né burro, né sale. Non sono, ecco, così per intenderci, proprio, ecco, avete visto. Poi vado a mettere le zucchine che le ho tagliate grossolanamente. Io adesso faccio poi soffriggere anche la pancettina. Prendo un altro pentolino. Io qua olio non ne metto, se voi volete mettetelo, ma io non lo metto perché tanto la pancetta dovrebbe già lasciare il suo unto. Io ne faccio che usare 2 confezioni. Al massimo dopo, quando vedo che sta iniziando a rosolare, gli aggiungo un filo d'acqua. Per adesso io sale non ho messo niente, avete visto, non ho messo niente di niente di niente. Li faccio rosolare sia questa che la pancetta. Poi se vedo che sta tendendo troppo, che non lascia l'acqua, la pancetta, gli metto un goccettino d'acqua. E boh, poi dopo vi faccio vedere la continuazione. Ragazze belle, vi metto qua che così vedete meglio. Allora, vi dico, così almeno vi sapete anche voi regolare. 2 minuti non bastano, per le zucchine a sbollentarle, bisogna fare almeno 4 minuti, perché sennò rimangono ancora un po' durine e dopo ci vuole di più per farle andare. Allora, la pancetta è venuta così e ha lasciato la sua acqua, vedete? E io la tengo per quando così
la condisco con la pasta. Le zucchine così, vedete? Vanno benissimo, anche loro, perfette. Non ho aggiunto né sale né niente, poi si aggiunge dopo. E il pesto sarebbe così, guardate. Questo è un pesto di zucchine. C'è solo, ho messo dentro un filo d'olio e l'ho passato, solo che come vi ho detto, siccome le zucchine non erano, secondo me dovevano stare, 2 minuti sono troppo pochi, perché lui dice le fai saltare un attimo nell'acqua sbollentare, però ci vogliono almeno 4 minuti e allora sì che poi vengono belle morbidine. E basta ragazzi, questo sarebbe il pesto che poi vado a condire. Dopo quando lo condisco vi faccio vedere, adesso metto sull'acqua della pasta e quando lo preparo ve la faccio vedere dopo. Un bacio. Ragazze belle, guardate un po' com'è venuto. Così. Le zucchine io le ho messe da parte, la pasta con la pancetta e il pesto sopra e boh, adesso la faccio assaggiare a Matteo e poi vi dirò quando la magna. E ora ragazze, il nostro assaggiatore, assaggiatore prodigio, ci dirà com'è? Vediamo. Appena assaggiato la consistenza, delicatezza, gusto, prelibatezza, com'è? Buona davvero? Buonissima. Bene, ragazzi, ha detto che è buona, dunque adesso la assaggio anch'io. Mua.